Buongiorno fiorellini, fiorellini, pure oggi facciamo un video. Mi sto accecando l'occhio, beh. Stiamo a 12 gradi e mezzo. E dopo parliamo, dopo la sigla vi dico perché ancora porto maglioni, robe così. Ecco, sono ritornata, mamma mia, ho trovato la macchina tutta impolverata. Vediamo il vetrone qua della macchina. E ieri non portavo questo, portavo un maglione rosso che era un po' più leggeretto. E mi è arrivato questo giacchetto qua. Mi ha ripreso un mal di gola, cioè per quello alto, non so perché. Ma hai ripreso un po' di cuore, stanotte rigettato la tosse. Mamma mia, la tosse è casotto. Ma per quanto ero appena sposata, così, ragazzetta, faceva sempre tosse, sempre. Mamma mia, febbre era difficile per venire, però raffreddori. Vediamo qua. Mamma mia, questa gente già dorme comunque. E vabbè, comunque. Non so se c'è anche tutto, però 12 gradi non è che fa proprio caldo. Io di solito mi metto proprio estivo. Ieri mi ha mandato un messaggio mia nipote, alla figlia di mia sorella, perché io ho due nipoti, c'ho una sorella sola, c'ho due nipoti. Questa ha 14 anni, meno di me, così. E dell'Ariete, come me, lei è nata il 1º aprile. E insomma, niente, vediamo un po' se qui sarà fa. E c'è un bambino piccolo, non so, più grande di Nicole, avrà 5 anni, 6, boh, più grande di Nicole, c'ha 4 anni, e mi ha invitato a compleanno il 9 maggio e devo andare a Terni, Narni, sapete, a Narni, dove fa festa, sta verso Terni. Se voglio vado da casa sua, poi andiamo giù, che risolto sta. Metto il navigatore. Casomai, altro giorno prima, ci mettiamo d'accordo, ok, mi tocca da compleanno il 9 maggio. Vabbè. Non è che sa, mi sa che mi sono fatta sto colore di capelli. Che da 2 mesi so come sono fatta questo colore da vedere, non è che non pensa più. Noi abbiamo con mia sorella, abita Nanni, mia sorella abita a Perugia. E vabbè, 12 gradi, sono le 7:31, sempre dentro questa macchina, andiamo. Meno male che io ho a casa la macchina perché vado tanto insieme a mia figlia a Terni quel giorno, poi ritorna e poi deve venire a giù, ho fatto mamma mia, vai a benzina, poi tu e se c'è la lancia mi sa, e io posso fare giri, tutti questi giri perché è un pieno, ci cioè ho 20 euro e ci fai 400 km. Ma neanche, perché se proprio non è un pieno, che c'è una pallina a 11 euro e li fa pieno, che c'è una pallina. Però se per esempio non puoi mettere il gas, 400 km ce li fai, perché una volta ci ho provato, ho fatto andare benzina, perché quando l'altra, mamma mia, l'altro impianto
quanto finiva la benzina, cioè, questo no, questo quando finisce il gas, gli andava la benzina, avvertiva, invece questo qua no, questo non suona. E guarda lì, non è più verde, c'è la lucina rossa, è finito il gas, me lo tende a mettere, perché va benzina, in automatico. Come quando la mattina io accendo e poi mi va in automatico a gas quando si è scattata la macchina, una cosa automatica. Quando finisce a bere gas invece va in benzina in automatico senza fare pure niente. Invece quando la mattina io accendo la macchina e si scalda la benzina, che poi devi partire, non è che te devi far scattare così. Accendi la macchina e parti, e se scatta il motore va a gas, parte già sta gas. Circa a me quando esco da fabbrica già si scatta la macchina, faccio un giro così. Insomma, così io niente, la notte la tosse a casotto e spero che si passa, che inizia a far caldo, perché adesso poi fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo, ti ammali ancora meglio, che mese passa, poi ricambia temperatura, rifà un po' freschetto, mi piglia avanti gola, mi ripiglia la tosse. È casotto così. Questo cambio di stagione che fa un giorno caldo, un giorno freddo. Io mi sono lavata tutti i panni dell'estate. Pensavo che ce l'avevo di più, vabbè. Perché l'anno scorso io lo tenevo dentro l'armadio, in camera mia. Però quest'anno abbiamo fatto, allora io ti do pure l'armadio mio, il pezzo d'armadio mio è un altro armadio triante, quellino, e io mi sono presa l'armadio grande a seante, facciamo tutti e due seante, soltanto che l'armadio mio è alto, necessario sono i panni mia, io non è che c'ho tanti panni. Allora, sopra c'è uno sportello che io ci metto dentro la busta di panni, cambio stagione, e ci metto i panni sopra, e sotto tenevo quelli d'inverno. Adesso invece tengo inverno e estate, perché non sa come vestisse, quando inizia a fare caldo li metto dentro la busta e prendo la scala e li metto sopra. Però io ho già lavato tutti i panni d'estate. Stanno tutti un po' mischiati da trassato in ferro, però io lavo i panni estivi perché tante volte fa caldo qua, non so, dai, ferro estate non c'è niente, e vabbè, comunque c'è pure di mezza stagione, sono vestiti che è bello comprarsi uscire, pure questo è un maglione, un giacchetto tutto su scemo, mi compro perché una cosa costa poco, seconda cosa si trovano più generi di roba, invece ai negozi non si trova, li trovi che costa un po' di più e poi non trovi proprio cose belle. Vabbè, siamo quasi arrivati a Civita, a questo mese la spesa si sposterà al 3 o al 4, perché la pensione la prende al 3, al 4 penso. E vabbè, comunque. Era un video che non ero ascoltata, che lo facevo, il vlog della giornata. I miei tempi che facevo il video, facevo il vlog della giornata.
oggi siamo al 29, domani finisce il mese. Beh, io so, io questo canale che era una vlog, sempre vlog, sono stata, infatti all'inizio si chiamava Fiorella Roberta Vlog, dopo ho messo per privacy delle persone che hanno cognome mio, Roberta Fiorellino, e allora meno mia sorella la sillavano. E allora niente, mol 5 non dà a fare il tac, non vedo l'ora, guardate, perché io vedo come mi sta sul cuore, pure se io spero che sia ripreso e posso stare tranquilla che sia ripreso. Vabbè, tanto si può vivere con polvere solo, però io spero che sia ripreso. Poi viene estate, è caldo. L'anno scorso ho fatto altro caldo, non ce la faceva respirare. Se mi si ripigliasse riesco a respirare meglio. Ecco, giusto un volante per registrare, perché se non arriva qua su. Però io guido meglio quanto sta normale il volante. Ci vorrebbe, io la lavo la macchina, ma da portarla a lavare ci sta un benzinaio che ti lava pure i sedili, però ci vuole un po' di soldi, tanto che questo mese ci ho dato per arrivare alla luce, devo fare assicurazione. Mamma mia, tanto. Poi se abbiamo il compleanno devo andare alla sua cosa lì dopo Viterbo. No, ma fa tac. Vabbè, non è che si è consumato tanto il gas, però mamma mia, meno male che c'è il gas, guarda. Io vi consiglio, se c'è la benzina potete fare impianto del gas, fatevi impianto del gas, che se ripaga la cosa. Ma io devo fare due impianti, perché il primo impianto quello è morto e non lo poteva aggiustare nessuno, l'unica era fare un altro impianto del gas. E però va bene, va meglio di quell'altro impianto questo. Mo quando passerà 10 anni che ho la bombola dietro, devo cambiare la bombola, all'altro 500-600 euro, mi rivanno via pure là. E vabbè, comunque, guarda quanto pescate assicurazione. Vabbè, ci vediamo quando andiamo a capitare. Ciao. Ecco, adesso stiamo andando a camminare, siamo scesi giù dalla macchina e stiamo camminando. E vediamo, ci vediamo dopo, perché più su o quando abbiamo finito, poi vediamo. Ecco, ho finito la cosa dei capelli. Ho finito il giro, adesso sto quasi vicino alla macchina e poi quando arriveremo dentro la macchina vi saluterò, perché tanto vado a casa e sto video è finito. Mo per ora vi lascio e ci salutiamo dentro la macchina. Ci vediamo dopo. Ci salutiamo in macchina, vero Sigliuzzo? E ci salutiamo, perché tanto sarà finito il video. Ciao, a dopo. Ecco, pure oggi abbiamo finito questo video. Oggi mi lavo i capelli. Ah, meno male. Pure oggi abbiamo finito questo video, siamo andati a camminare insieme e se domani rivengo a camminare vi ci riporto. E ci vorrei venire, però tocca vedere
Stanotte con la cura lì in casotto, oggi mi sono preso questo maglioncione, tutte maniche corte, io invece sono maniche lunghe, giacchetto, perché se no non si passa più sta tosse. Io adesso vi lascio perché a fine questo video vado a casa e per adesso vi saluto, vado a casa, faccio colazione e poi dobbiamo andare a comprare una cosa per i cani, a Guerrino, e crocchette. Io adesso vi lascio, ciao, al prossimo video. Un abbraccio.